Cazzo, predicted che ho perso dio il predicted che ho perso dio 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 dio. Ciao a tutti ragazzi, qui Aleco, siamo qui per un nuovo episodio di Clash of the Grado. Siccome l'altra settimana vi ho lasciato senza episodi, oggi maxi episodio, faremo la Crown Chest in diretta. Ovviamente farò dei tagli, probabilmente perché altrimenti viene un video troppo lungo. Iniziamo velocemente ragazzi, l'unica cosa che vi dico è superiamo i 400 like per avere più episodi di Clash of the Grado ragazzi. C'è bisogno di supporto e soprattutto ragazzi, qui sotto in descrizione, qui in alto a destra, se aprite la itch ci trovate il link alla playlist degli episodi precedenti. Andateli a vedere perché meritano e questa serie sta avendo molto successo. Non perdiamo altro tempo e partiamo subito con l'attacco. Questo è il deck che sto usando, l'ho ricambiato di nuovo, mi sono rimesso a usare Royal che fra un po' posso farlo salire all'11, in realtà anche i Barbari ma ci vogliono 20.000 d'oro che sono botto, ho rimesso le due leggendarie, le uniche che ho, e tre sgherri, spiritelli che ho il 10, ho i arcibucchieri che posso far salire all'8 e le frecce. Mazzo random, proviamo così, sto cambiando ultimamente perché come al solito a me piace cambiare, a volte mi rode il culo, mi faccio condizionare e cambio il deck. Ma adesso si gioca, raga. Che cazzo è? Che cazzo è sta cattiveria, ci? Che cazzo è sta cattiveria, figlio di puttana? Ma me lo succhi, tu e la Valchiria che non arriva a torre? Andiamo subito a cazzo duro ragazzi, senza futuro, senza futuro. Abbiamo i tre sgherri, zappati, perfetto, che cazzo. Ultimamente trovo sempre sti froci, ultimamente trovo sempre sti froci. Niente. Niente, ho Griders, l'unica cosa che abbiamo per contrastarla è questo, non possiamo lasciarlo lì in offensivo, mandiamo questi e lo shottano, perfetto. 2006 sulla mia, 2012 sulla sua. Siamo pari, siamo pari. Giovanni, made in Italy, nulla. Oh merda, oh merda, oh merda. Ragazzi, questo l'accusiamo un botto. Ci ha inculato perché abbiamo usato le frecce. Chi usa gli scheletrini usa sempre anche questa cosa, sempre perché ci beta le frecce con gli scheletrini e poi ci manda lo dagli sgherri. Questo figlio di puttana Giovanni made in Italy. Ma ti rendi conto contro chi cazzo devo perdere io? Ma ti rendi conto? Mo la Valchiria non la shottano, arriverà da un colpo, sì, no. Suca. Stavolta non dobbiamo fare la cosa di prima perché lui ci rimette gli scheletrini di merda, quindi quello che andiamo a fare è mettere questo da dietro. Ecco, lui mette gli spiritelli. Andiamo a mettere questo, gli spiritelli. Sbrigate però, ma perché il mio è così ritardato? Perché è così ritardato? Allora, abbiamo perso la torre, tanto era persa comunque. Quindi quello che dobbiamo fare adesso è assolutamente... porca puttana, però lì però è arrivato il coso, figlio di puttana, è arrivato. Porco d'osto. Comunque... che fastidio, cazzo piangi, pezzo di merda, bella partita un cazzo, sei un figlio di puttana, sei bella giocata, cazzo mandi le frecce su tre sgherri, ma ti rendi conto contro chi cazzo sto perdendo, ma ti rendi conto? Bella giocata, dillo di nuovo, bella giocata, porco, no li metto uguali i barbari, li metto uguali, oh ma che cazzo di ritardo è, che cazzo di ritardo c'ha sto gioco di merda, che ritardo c'ha, che ritardo c'ha, che ritardo c'ha? Porco due, oh. Oh, ma perché lagga? Perché lagga? Perché lagga sto figlio di puttana? Perché cazzo lagga? Perché cazzo lagga? Let's go baby, vai boscaiolo. No, no, ma ha zappato i cosi. Che pezzo di merda, che pezzo di merda. Ho perso ragazzi, ho perso. Giovanni di merda, Giovanni di merda, Giovanni di merda. Giovanni di merda, Giovanni di merda. Ho perso ragazzi. Ho perso. Perso, inutile che gioco, è inutile, ho perso, quando ho perso. Guarda Teo, un altro po' gli facevo due torri, che cazzo piangi figlio di puttana, cosa cazzo piangi figlio di puttana, made in Italy, oh, Giovanni, ho perso contro Giovanni, Giovanna d'Arco, frocio di merda, oh, maledetti, guarda gli sgherri scheletrini, che nervoso, guarda, che nervoso, pure il principe e pure il domatore, oh, io ho il domatore all'8 e non lo uso, poi dici, Alec non scala perché non sa giocare, ditelo nei commenti, dai, io ho 4.400 trofei, sei tu che non sei capace a fare un cazzo,
E la Madonna, sì, poi qualcos'altro, dai, schiera qualcos'altro. Ah, data una mazza, bam, doppia mazzata, perché lui non perdona, ragazzi. Ma mettiamo questo qua, dovrebbe riuscire a farli fuori, sapete, ragazzi? Dovrebbe riuscire a fa... Ehi, 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 bello, ehi, bello, ehi, bello, ehi, bello, bam. Volevi, maiale, volevi, eh? No, è arrivato il barbaro dall'altra parte. Uccidilo subito. Uccidilo subito, vediamo un po' sta combo. E parti però, parti. Guarda che ritardo, ragazzi, guarda che ritardo che c'ha. Cioè, io vedo a volte, per esempio, Grax quando gioca. No, vabbè, che è? Un'altra volta i barbari. Ma what the fuck, mate? What the fuck, mate? What the fuck, mate? Cazzo, no, 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 attaccato. Ah, beh. Se prendevano danno pure. Se prendeva danno pure la torre. Da quei cosi che esplodevano rosicavo. Perché a volte lo fa. Se la truppa è vicino, prende danno anche la torre. Comunque, sto perdendo. Sto perdendo. Ho fatto più danno a tutte e due le torri rispetto a lui. Ma. Perché ci va di nuovo i barbari? Perché? Non c'ha senso sta cosa. Non c'ha senso. Non ha senso sta cazzo di cosa. Non ha proprio senso. Guarda quanto ci mette a salire sto cazzo di elisir, eh. Vaffanculo, il mago, il mago, il mago è una buona mossa perché non. Oh, figli di puttana, figli di puttana, figli di puttana. No, ha fatto una cazzata a mettere questi così. Perché per distruggere un goblin non è worth. Però il coso ha menato, eh. Cazzo s'ha menato, cazzo s'ha menato. Mettiamo questi qua. Bam, ok, quello gliel'ho torto. Ok, un cazzo, Alec, ok, cosa, eh. Ok, cosa? Non gliela... Ok, non ce l'ha distrutta. E ancora. Mamma mia, che fastidio quello che hanno tutti i goblin nel mazzo. Ne spawnano 8 miliardi. Che fastidio, che fastidio. Che fastidio, che fastidio. Dai, cazzo, su, dai. Eccolo. Eccoli. Non me ne frega un cazzo che ha messo i barbari. Non me ne frega un cazzo che ha messo i barbari. No, i goblin pure no, eh. I goblin pure no. No, vai, vai. Ok. Andiamo a mettere qui. E cosa? Due... La torre ha due. Cosa? Cosa, porca puttana, cosa? No, devo far così. Devo far così, devo far così. E faccio partire lui da qua. Vediamo un po', vediamo un po'. Ok, mettiamo questo qui. Mettiamo... Cosa sono quei barbari lì? Mica l'avevo visti, Cristo. No, no, oh. Lì non gli sta di un cazzo nessuno. Perfetto, perfetto. Non gli sta di un cazzo nessuno. E continua andando addosso alla torre, questo? Bravo, complimenti. Mazza, sei forte, oh. Sei forte a giocarci. Sei forte una cifra, sei forte frascico. Continua a mandare roba addosso alla torre mentre c'è il coso lì che li distrugge. Sì. Aspetta che hai vinto, sì, aspetta che hai vinto. Risatella e doppia coppia, doppia coppia, doppia coppa. Ok, 31 trofei, ci siamo rifatti della slot bauli pieno. Male male, molto male, molto male. E abbiamo fatto, siamo a 3 corone, non ce la farò mai a fare la crown chest, ragazzi. Faccio il maxi episodio, ma la crown chest non so proprio se riesco. Allora, a cazzo duro? A cazzo duro, vediamo un po' se riusciamo a fare sta combo. Maledetto, ha piazzato l'estrattore. La gelo, what? Grande, big proprio. Cazzo, se gli mandavo qualcos'altro, ragazzi, se gli mandavo qualcos'altro, ho fatto poco danno, guarda, perché non c'avevo i tre sgherri, quando ce li devo avere, c'avevo mai, che ha fatto una gelo di merda lui, ha sprecato un boato di elisir, questa cosa. Allora, almeno la cosa è mettere lui, e poi aspettare che passa, e poi mettergli dietro questo qui. Let's go, baby, let's go. Ok, no, questo no, questo non lo devi fare, sei cattivo, sei molto cattivo, non lo devi fare, sei cattivissimo se lo fai. Sei cattivissimo se lo fai. E andiamo a mettere questo qua. Dobbiamo distrarre quel coso di merda. Ok. Ok, perfetto. Non dovremmo aver bisogno dei scosetti, dei cosetti. Boom! Shottata, bitches! Ok, quindi. Cos'è quello? Cos'è quello? Ah, c'è il deck gelo mongolfiera. Quanto sei maglio? Guarda come ha gelato! Guarda come ha gelato! Sto nabbo di merda! Guarda come ha gelato! Guarda come ha gelato sto nabbetto di merda. Ok, lui ha l'orda di... Ancora questo coso, ma basta. Ma ba... No, ho fatto una cazzata, ho fatto una cazzata. Quanto ci ho messo, quanto ci ho messo? Guarda dove ho messo il minatore, ma che ho fatto, ma che ho fatto? Ma che cazzo ho fatto, porco... No, non ci credo, non ci credo, non si sa che cosa ho fatto, raga. Io ho regalato una torre a un nabbo, io ho regalato una torre a un nabbo. Va bene così. Va bene così, quella torre è persa, andiamo qua. Fatto una cazzata, ho messo il minatore dietro il castello e ci ho messo 2 ore a bloccare con proprio un coglione, so comunque. So proprio un coglione, questa la dovevo predicta prima, no con tutto sto ritardo, vaffanculo, porco due, vai, un colpo,
Un colpo perfetto, 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 ok. Quella torre è andata, sta regina di merda mi ha rotto tre quarti di cazzo. Ok, ok, mettiamo questo qua così non mi poggia là tutto. E... là che è successo? Lì che è successo? Ci sei scordato qualcosa? No, no, vabbè. Ok, allora mandiamo. No, le frecce ce le teniamo, aspetta un attimo. 38 secondi, non perdiamo di vista... l'obiettivo, mettiamo questo di qua. Cos'è? Cos'è sto coso qui? Dimmi, cos'è? Che senso c'ha? Che senso ha? Dimmi. Dimmi che senso ha, che tanto hai perso, figlio di puttana, figlio di puttana. Non ha perso, manco per cazzo ha perso, manco per cazzo ha perso, manco per cazzo ha perso. Che sto schierando, Alec? Cosa stai schierando, Alec? Cosa cazzo stai schierando, Alec? Guarda sta mongolfiera di merda, volaggia, ragazzi, vi giuro, io, quanti cancri ci stanno a sto gioco di merda, quanti cancri, io ne sto usando uno che è il Royale, ma porco due, la mongolfiera è veramente una merda, è veramente una merda, ragazzi, è veramente una merda, è veramente una cazzo di merda, allora, allora, ragioniamo, ragioniamo, se no sta partita va a finire che la perdo pure, va a finire che la perdo pure sta partita, ok, vai così, vai così, vai così, vai così, vai così, bam bam bam, ok, l'ha distrutto tutto. Facciamo così perché quello, quello si deve fermare. Porco d***o, sta cosa di merda. Sta cosa di merda. Dio c***o, Dio c***o. La mongolfiera. Ma vuoi morire, cazzo? Mongolfiera di merda, oh. Mongolfiera di merda. Mongolfiera di merda. Mongolfiera di merda, frega un cazzo. Io butto tutto là, raga. Devo andare aggressivo così perché tanto se no è inutile. Tanto se no è inutile. Tanto se no è inutile. Oh, porco d***o, scontro terminato, non ci credo, e fa pure la faccia incazzata, cosa cazzo fai la faccia incazzata, sei un figlio di puttana, la dovevi perdere sta partita, grazie pezzo di merda, pareggiato, la doveva perdere, perché non, preso troppi danni dal collo, non mi sono troppo concentrato a difendere, che io, i mazzi aerei, no, con sto deck, io ho due carte che li incontrassano, e questa che vabbè, i spiritelli a fuoco di merda, mamma mia, la gelo con la mongolfiera, cioè non... tutte a me sti bastardi, Zazazescan International, dio c***o. Poi dici bestemmi, quanti bip dovrò mettere a sto cazzo di episodio? Guarda che ritardo, io clicco e lui c'ha un ritardo assurdo, io laggo, guarda la strega, la strega, ha attaccato il minatore, t'attacchi al cazzo, figlio di puttana, prendi danni. Mezz'ore t'ho fatto, figlio di troia, mille danno, mille danno. Adesso vediamo cosa mette, perfetto, noi faremo così. E poi metto anche questo qua, ok. Dovremmo avere un po' sulla principessa, un po' sulla strega, e poi il resto lì, ok. Lì hanno fatto fuori lo scudo al principe nero. Abbiamo preso un po' di danno, ma ci siamo difesi, direi, egregiamente. E adesso andiamo a mettere questi e vediamo se con quello che gli fa da scudo, perfetto, arriva la torre, sì, uno sì, bam. 200, hanno quasi sotto anche la Tesla, GG. Ora, lui gli farà un bel po' di danno, e adesso deve difendersi anche dal minatore, perché il minatore là mommena. Esatto, e se non fa niente, lui prende la torre. Ha dato comunque due hit e abbiamo portato la torre molto low. Il problema è che adesso non abbiamo... non dovevamo, quei spiritelli non li dovevamo mettere fondamentalmente, perché? Perché adesso non abbiamo counterplace. Non abbiamo nessun tipo di counterplace, se non questa, per forza. Vedete, perché lui anda le frecce. Se io non metto gli barbari, io non gli posso fare un cazzo. Però adesso, quando mi metterà il gigante, saranno cazzetti miei, ok? Perché io non ho counterplace per il gigante. Quanto l'amo sta cosa, eh? Quanto? Mamma mia, che figlio di puttana. Ma io sono più figlio di puttana di lui, sapete? Perché io adesso faccio così. Ok. E quella cosa è scarica, quella cosa è scarica. E cosa? Cosa? Si è ricaricato in un attimo. Aveva scaricato contro i cosi. Ma tanto mo muori, figlia di puttana. Guarda te, oh, cosa, dove, perché, dove, come, perché, tu me lo devi spiegare, dove, come, perché, metti qui e attacca la cosa, figlio di puttana, cosa, porco Giuda, cosa, metti lì il minatore, vaffanculo, tanto quella torre l'abbiamo persa, abbiamo montato l'altra torre, dobbiamo montare l'altra torre, ma questo se lascio andare, so cazzi, se lascio andare qua, so cazzi, allora qua, ma...
Guarda, non si mettono i barbari, non si riesce a mettere i barbari come vanno, non si riesce a mettere i barbari come devono andare, guarda la roba che ha messo, guarda niente, non gli posso fare più un cazzo, non gli posso fare più niente, guarda, poi dice la scintilla, se non hai la zappa e te sbagli a mettere i barbari e lei te li prende, perché poi non si sa come fanno a metterglieli in mezzo, io clicco, c'ha un ritardo di merda, me li shot e arriva 6.000 cose attori, guardate, una partita stravinta, ho perso per colpa della scintilla, di nuovo, porco... Poi dici, non te incassi con sto gioco di merda. Comunque ragazzi, stiamo a 15 minuti, quindi penso che questo è l'ultimo attacco. Abbiamo due persi e una vinta, molto male. Questo è un altro livello 10, ma certo, un altro livello 10 di merda, che adesso mi farà sicuramente la mossa di Cristo. Cos'è il pecca? What? Perché me li zappi, figlio di puttana? Dimmi, perché me li zappi, eh? Perché me li zappi? Ah. Sì. Poi? Ammazzate quel coso che non lo voglio nemmeno vedere. Ok. Muori. Ok, perfetto. Adesso facci bucchiere, shotterà quei figli di puttana con l'aiuto della torre. E facciamo così, a sto punto. Proviamo una combo così. Minatore che tanca e dietro facci bucchiere. Lui dovrà fare qualcosa. Qualcosa deve fare, se no perde la torre. Non fa niente? Mani basse, ragazzi? Ti stai caricando le zip per rischiare il tuo vecchio nabbo di merda? Che poi mi devi spiegare perché io non ho adesso i barbari per contrastarlo. Allora. Posso far così. Quando muore quello, me se infuriano gli sgherretti o dovrebbero shotta. Ok, sì, perfetto. Cos'è questa fireball? Cos'è, cazzo? Guarda che ci deve sta. Guarda, questi nabbi di merda stanno come me in classifica. Cos'è sto barile qua? Perché troia, porca. Guarda come slowa quella merda di stregone del ghiaccio. Quando lo trovo io, Quando lo trovo quello stregone io? Metti questi qua. Ma cosa cazzo slowa quella merda? Muori, figlio di puttana. E vai, minatore. Dunk. GG, dunk. Lui mette l'estrattore là. Attenzione, qua perdi la torre, eh? Zappi lì invece che lasci, bravo. Complimenti, mazza. Ma che ti ha insegnato a giocare? Ma mo con l'estrattore là so cazzi, perché io adesso il minatore non lo ho il minatore e sono un po' cazzetti miei. Lui non schiera un cazzo, sta aspettando fondamentalmente me, ok? E io farò così e basta, e adesso mi tengo tutto il resto per difendermi da questo figlio di puttana. Ora io metterò questo qua e i barbari qua, ok? E GGVP, easy, quello muore, mo i barbari infuriati dovrebbero tipo shottarlo, ma lì, cosa? The fuck is going on, bitch? Ok, c'è un problemino di fondo, ha messo la furia, c'è il pecca gigante che mi sta rando le chiappe, però, ok, abbiamo perso la torre, però noi gliene abbiamo fatte due, quindi sti cazzi. Mettiamo questo qua, lui mette un altro estrattore a 7 secondi dalla fine, ragazzi. Cosa facciamo? Mettiamo un altro estrattore, perché magari facciamo l'elisir in più per l'ultimo secondo, non lo so. forse ha capito che aveva perso e niente, ha buttato giù qualcosa random. Quindi, due vittorie e due sconfitte per questo episodio. E mamma mia, ragazzi, che schifo di mazzi che ho trovato. Comunque, 18 minuti... Facciamo un episodio over 20 minuti? Ma sì, fina, dai, proviamo a prendere la crown chest, l'ultimo attacco, se faccio due corone e prendo la crown chest, abbiamo preso la crown chest in diretta, su, lo faccio per voi, dato che l'ultimo settimana non ho portato l'episodio, e noi facciamo un episodio maxi da 20. Abbiamo messo quelli, lui mette quelli, perfetto. Che figlio di puttana me l'ha zappati, che figlio di puttana. Che figlio di troia. Allora metto questo da dietro. Let's go baby. Lui mette il gigante. Ok, nice try. Vediamo come ti difendi da qua, figlio di puttana. No, vabbè, ma ce l'hanno con me. Ma tutti con sta cosa. Bam. Quando ha visto Cadore stava lei, ha detto mi sa che mi devo difendere, ma mi sa un pochetto. Me sa un pochetto, allora aspettate, ti prego, non riesco a fare niente ogni volta, perché porco d***o, ha rivinto di nuovo, ma non ci voglio credere, guarda, non posso fare un cazzo, sì, vabbè, pure l'inferno da me, va bene, no, va bene.
No, va bene, dai. Dai. Ma che è? Che è sta scintilla di merda? Non c'è non... Cosa facevo? Cosa facevo? Mi sbaglio. Ti sbaglio una volta. Pure se tu gli prendi la torre dall'altro, non c'è un cazzo da fare. Lei ti arriverà a torre. Maghetto del ghiaccio dietro, gigante davanti, la torre inferno quando arriva in campo. Ma ti rendi conto? Ma ti rendi conto? Ma ti rendi conto? Io non... Comunque, boh, io non... Non c'ho parole, non c'ho parole, non c'ho parole. Dovrò messo 6 miliardi di bip a sta partita. Sta Crown Chess gliela famo? 3 sconfitte e 2 vittorie. Famo 3 vittorie e 3 sconfitte. Andiamo pari, piamo la Crown Chess. Siamo tutti contenti. Ecco, guardate Sgheri. Porco Giuda, oh. Porco Giuda, oh. Muori, figlio di troia. Un po' di danno gliel'abbiamo preso. Ok, non facciamo prendere danno alla torre. Da quello si deve difendere in qualche modo. Vediamo che fa. Se non si difende prende danno. Se non si difende prende danno. Ok, ha messo i cosetti di merda. Quelli non gli facciamo niente. Perché la torre dovrebbe... Oh, torre sveglia però. Sì, va, fanno più danno loro che... Mannaggia la puttana. Oh, sti cosetti col coltellino da... Porca... Cos'è? La principessa. Mamma mia, quanto... C'ho un tetore della scintilla. Comunque no, so che pure sotto sto video verrete a scrivermi male. Che hai giocato male. Ma come cazzo faccia? Che palle quella cosa, che palle. Vaffanculo, figlio di puttana. Distruggi... No. Guarda quanto vomita. Guarda quanto vomita addosso alla torre. Guarda, vomita, dai. Questo c'ha la combo aerea, Con lo Sgheror, da Sgheri, il drago. Dai, forza, dai, ancora, dai. Porca Madosca. Mo non ce l'hai Lord Disgheri. Non mi dica che c'è Lord Disgheri. C'ha pure i barbari. Guarda quanto ritardo. L'ho schierato un'ora fa, sti cosi. Perché c'ho sto ritardo? Perché lagga? Guarda, ho schierato, guarda. Guarda quanto ci sta a mettere a schierarli, guarda. Cioè, avete visto quanto ci ha messo? Avete visto? Perché io c'ho sto lag? Perché io laggo? Perché la connessione mia fa schifo al cazzo? Porco dincio, ho perso pure questa tanto, perché mo rifà la combo, io non c'ho un cazzo per difendermi. Un cazzo c'ho per difendermi, proprio niente, non c'ho niente per difendermi. Non c'ho niente, non ho un cazzo, ok? Non posso fa un cazzo. Guarda i maiali che ha schierato. Guarda, mi ha fatto fare pure... Vabbè, raga, comunque porco dincio, mannaggia, da, e vabbè, pure quelli di nuovo, che bip, ovviamente adesso può mettermi, sì, vabbè, poi qualcos'altro, dirà qualcosa, pure, c'aveva pure in mano per la fireball, è certo, è regolare, 10, vai, un'altra horda, schiera un'altra, il predict, principe set, tanto ho perso. Cazzo, il predict de che? Il predict de che ho perso, dio c***o. Ho riperso, ragazzi. Non ho preso la Crown Chest per una. E ormai sono 23 minuti e passa. Quindi niente Crown Chest, fail della Madonna. Di sicuramente è stato degradante come episodio. Degradante, perché ho solo perso, porco due. Oh, me dovrà ricapitare. Oh, ma comunque, porca madosca, oh. Allora, la combo... Ah, questo c'aveva pure la mongolfiera, non l'ha mai schierata. C'aveva pure la mongola. Sì, so quanto vanno sti mazzi aerei. Mo che è uscito. Anzi, questo c'aveva il mazzo aereo senza Mega Sgherro e Drago Infernale. Perché mo pure quelli sono diventati cancri a merda. Mastino, Drago Infernale, Mega Sgherro. Non li fermi mai, ma proprio mai nella vita. O c'è un deck che si difende perfettamente dagli aerei o non fa niente. A scintilla. E il pecca, ho visto giusto che la combo col pecca. Posso cercare la combo col pecca. È vecchia in culo. Un'altra scintilla. Questo qui, sto coglione che abbiamo pareggiato perché c'ha un deck del cazzo. Questo ho vinto perché c'è un deck di merda. E questo Sgherri, scheletrini, domatore, principe, valchiria. Vabbè, niente, ragazzi, dai, che è tutto. Alla prossima episodio degradante. Un saluto.